Perché se non fosse rilevante mantenere questo benedetto equilibrio, non ci sarebbe nessuna ragione di dire quello che il testo dice, e cioè i livelli dell'acqua dovrebbero essere regolati da un ente indipendente per determinare questo equilibrio. Il punto però è che il testo è sostanzialmente un'argomentazione pratica volta a suggerire un certo corso d'azione, e cioè dobbiamo dare questa benedetta gestione ad un ente indipendente. La ragione per cui dobbiamo farlo è il fatto che è importante mantenere un equilibrio fra gli interessi dell'agricoltura e la conservazione dell'ambiente. Ma se leggete il testo, di questa affermazione nel testo non viene data nessuna ragione, viene assunto appunto. Cioè, qua mi dice che sono state tradizionalmente usate per l'allevamento del bestiame e per essere mantenuta una certa, quindi questa è la principale, la conclusione. No, sono allora, leggiamo, le agricolture sono state tradizionalmente usate per l'allevamento del bestiame. Ma se io sono un allevatore, me ne frega niente delle aree paludose, mi frega solo di dare la roba al bestiame. Cioè, allora, se ti dice. Quindi dice, gli allevatori pensano che sia essenziale per le loro bestie, diciamo, gli ecologisti pensano che sia essenziale per mantenere la sopravvivenza delle interessi, che ci sia questa funzione nel testo, assolutamente sì, però che ci siano delle ragioni date a sostegno del principio, bisogna mantenere un equilibrio, eccetera, eccetera, non ce n'è mezza. Cioè viene spiegato per quale ragione chi alleva bestiame ha un certo tipo di interesse, per quale ragione gli ecologisti ne hanno un altro, viene detto che sono in conflitto, ma nulla di tutto questo fornisce una ragione per cui questi due interessi vadano tenuti in equilibrio. Okay? Questo viene assunto, ma non viene... Poi ci possono essere delle ottime ragioni per sostenerlo, ma non vengono date dal testo. Ok? Va bene, cioè me ne sto, ma non sono affatto convinto. Comunque va bene. Però allora proviamo a ragionare di sapere quali sono le ragioni che vengono date a sostenere. Comunque, come vedete, anche un esercizio ragionevolmente, diciamo, lineare, ha delle complessità. In questo caso il blu ne fanno due e il rosso ne fanno uno. Immaginate questo, ok? Voi sapete queste due cose e null'altro. Sono tre persone, Aldo, Bruno e Carlo, ok? Aldo è sposato, ha spedito una lettera a Bruno. Bruno invece ha spedito una lettera a Carlo, che scappano, ok? Tutto chiaro? Ci siamo? Considerate la frase, una persona sposata ha spedito una lettera a uno scappolo. Chiara la frase? Sì. Ok, domanda. È vera, falsa o non potete stabilirlo? Tutti d'accordo che non potete stabilirlo? Tutti unanimemente? Allora, perché se Bruno è scapolo, Aldo che è sposato ha spedito la lettera a uno scapolo. Però poi, quindi è vera, però poi Bruno è scapolo e ha spedito un'altra a Carlo che è scapolo. State completamente ignorando l'informazione essenziale, e cioè che nel nostro mondo o sei sposato o sei scappato, non c'è una terza alternativa, ok? Provate un po' a ragionare su questo adesso. Se uno è sposato, uno comunque ha mandato comunque una lettera a uno scappato. Sì, però, scusate, la frase da considerare, ci siamo, fatevi un attimo, è una frase generica, ok? Non dice chi sposato ha mandato a chi altro scappato. Dice una persona sposata, sì, ha spedito una lettera a uno scapolo, ok? Ora, voi giustamente dite, ma noi non sappiamo se Bruno si è sposato o scapolo, va bene, però sapete che voi è sposato o scapolo. Se Bruno, adesso sto più, non ripeto quello che ha detto la collega, ma era per chiarire. Se Bruno è sposato, ok? Allora Bruno che è sposato ha spedito una lettera a Carlo che è scapolo, quindi la frase è vera, ed è vera perché Bruno sposato ha scritto a Carlo scapolo. Se invece Bruno è scapolo, che è un'unica possibilità, Aldo che è sposato ha spedito una lettera a Bruno che è scapolo, e quindi la frase è vera lo stesso. Se questa interpretazione, nel caso in cui Bruno è scapolo, la frase è vera perché Aldo è sposato ha spedito una lettera a Bruno scapolo, il fatto che poi Bruno scapolo abbia spedito in questa ipotesi una lettera a un altro scapolo è del tutto irrilevante, rimane comunque vero che quella frase è vera, ok? Altra ipotesi, cos'è che non torna? Che se sopra Bruno fosse sposato
sì, va bene, ma sotto Bruno che è sposato aspetta la lettera a Carlo che scappa. Detto questo, se volete si può. Aldo che è sposato poi la lettera a Bruno, lo stesso Bruno ha scritto una lettera a Carlo che scappa. Sì, va bene. La ragione per cui questa cosa suscita sempre appunto una serie di resistenze non è perché sia misterioso quello che succede, questa è una banalissima applicazione del ragionamento disgiuntivo. Io non so se Bruno è sposato o scappolo, però so più è l'uno o l'altro. Prendo in considerazione la prima ipotesi, arrivo ad una certa conclusione, la frase è vera. Prendo in considerazione la seconda ipotesi, arrivo alla stessa conclusione, la frase è vera. Quindi, qualunque sia lo status coniugale di Bruno, la frase è vera. Questo è un passaggio. No. Allora, la frase da valutare è una persona sposata ha spedito una lettera a una persona scappata. Non però, forse però. Non Aldo ha spedito sposato, ha spedito una lettera a uno scappo. Quello certo sarebbe impossibile da. Cioè, la risposta giusta sarebbe sempre una confusione. Okay? È una frase generica. Però il punto interessante dal punto di vista epistemologico in questo è che noi, per una serie di ragioni legate a come è formulato il problema, però il punto è che al di là del discorso dell'uno deve essere la stessa persona, che sono d'accordo, è una precisazione corretta, però non c'è nessun trucco, cioè non è che qualcuno ha aggiunto una premessa capziosa, il fatto che o sei sposato o sei scapolo è parte di come è fatto conto, ok? La cosa interessante è proprio quella che ci si focalizza su un'informazione, convinti che questa informazione sia determinante, cioè l'idea che abbiamo tutti in testa, anche io non ho fatto, è io devo sapere se Bruno ha sposato scapolo per poter risolvere questo problema. Questo è letteralmente falso. Io non ho bisogno di sapere se Bruno è sposato scapolo per risolvere questo problema. Questo, diciamo, piccolo giochetto è interessante perché, ribadisco, è alla base del ragionamento disgiuntivo. Molte dimostrazioni matematiche funzionano così. Ipotizzo una cosa, arrivo ad una conclusione. Ipotizzo l'esatto opposto, arrivo alla stessa conclusione, ergo quella conclusione, se non ci sono terze alternative, è dimostrata. Okay? Questo è esattamente il modo in cui si procede in questi casi. Questa è la stessa cosa. Vabbè, se poi con calma vi ci riconciliate, questa è una cosa che di solito con gli studenti vi diverte molto, perché appunto non è una roba che quando te la spiegano dici: no, cavolo, non ci sarei mai arrivato. È una cosa che tutti dicono, ci potevo pensare, potete cambiare l'esempio, se non volete fare sposato scapolo, potete utilizzare qualunque concetto che non ammetta una terza alternativa, funziona questo, ok? Va bene, torniamo all'esercitazione. Ora tocca ai rossi. Questo è invece un esercizio su inferire una conclusione, quindi visto che lo chiedevate prima, qua la domanda è formulata in questo modo: fare le conclusioni seguenti può essere tratta dal passo precedente, cioè non è il passo precedente qualcosa. Ve lo leggo, è l'esercizio numero 4 del vostro del test. Nel 1995 si è introdotto nelle carceri, si parla di carceri statunitensi, un programma di test a campione sull'uso di droghe per risolvere molti problemi causati da carcerati tossicodipendenti. Siccome la presenza di marijuana può essere riscontrata nel corpo fino a un mese dopo la sua assunzione, i carcerati sono stati tentati di passare l'eroina, che rimane nell'organismo solo per 48 ore. Come risultato, da quando sono stati introdotti i test, l'uso di marijuana è diminuito del 20%, mentre l'uso dell'eroina è raddoppiato. L'eroina non solo è una droga molto più dannosa della marijuana, ma causa anche estrema dipendenza. I dati mostrano che la dipendenza dell'eroina spinge i carcerati a estorsioni allo scopo di procurarsi droga. La domanda, come vi dicevo, è quale delle conclusioni seguenti può essere tratta dal passo precedente. E avete i soliti 5 minuti. Va bene. Come vedete è la passeggiata. Adesso la prossima è invece presa dal test che hanno fatto gli studenti, una versione leggermente modificata. Loro mi sa che avevano una versione invece urbanistica, si parlava di parcheggi in città. È la prima. Per prima è stato visto gli studenti. Quindi siete in parità. No, ma non c'è, no. Allora, ve lo leggo. Se avete il test degli studenti potete anche seguire lì perché cambia l'argomento, ma la struttura è la stessa, è il primo, ma non importa, non state neanche di questo. Esatto, ma no, allora, ascoltate, è il primo degli studenti, non ritrovate le stesse parole perché il testo è diverso, ma la struttura è identica, cioè si parla di traffico di parcheggi anziché di agricoltura nello metro caso. Se vi facilite la vita lavorate direttamente su questo, intanto è più semplice. La squadra di casa sono in blu,
nulla adesso. L'agricoltura e allevamento organici migliorano l'ambiente riducendo l'uso di fertilizzanti e pesticidi chimici, ma non sono abbastanza. Sarebbe preferibile avere un'agricoltura totalmente vegetariana. Il 90% dei vegetali di cui si nutrono gli animali attraversano il loro organismo mantenendo intatto il loro contenuto calorico. Se mangiassimo direttamente i vegetali avremmo bisogno di molto meno terreno da coltivare. Il terreno rimasto potrebbe ritornare alla sua condizione precedente. Boschi decidui, ciò di cui la nostra campagna ha più bisogno. La domanda è quale delle frasi seguenti meglio esprime la principale conclusione dell'argomentazione precedente. E se leggete il testo capirete perché ho cambiato il testo per gli studenti, perché probabilmente gli studenti si addormentavano intorno alla terza riga, quindi ci penso si rendano. Comunque, voi state di questo che... Questo è esattamente il battibecco che mettevamo in luce anche con i vostri, nel breve testo che avevo dato per i vostri studenti, scusate, vado avanti e poi ci torniamo, fra argomento causale e argomento da conseguenza. Questa è una versione un pochino più, diciamo, sofisticata, ma è lo stesso discorso di chi studia passerà l'esame, Anna ha studiato, quindi passerà l'esame. Questo è un argomento causale, dove a partire da una causa predico un effetto, confrontato con chi studia passerà l'esame. È bene che Anna passi l'esame, conseguenze desiderate, e dunque dovrebbe mettersi a studiare. La relazione causale è esattamente la stessa, se studi passi, ma in questo caso la conclusione è che Anna si deve mettere a studiare, questo è un argomento conseguenza. In questo caso la conclusione è che Anna passerà l'esame, e quello è un argomento causale. È chiara la differenza, cioè semanticamente si utilizza la stessa relazione causale, la causa può predire l'effetto. Nell'argomento da conseguenza utilizziamo una conseguenza desiderabile per promuovere un corso d'azione o indesiderabile per sconsigliare un corso d'azione. E che ne so, gettare argomenta nel corso dei fiumi aumenta la probabilità di alluvioni, quindi non dobbiamo gettare argomenta nei corsi dei fiumi. Okay? È chiaro che la conseguenza è che se c'è l'argomenta il fiume esonda, però non è quella la conclusione dell'argomento, la conclusione dell'argomento non dobbiamo gettare argomenta. Ok? Va bene. Vediamo un altro, poi passiamo ad un altro tipo di esercizi. Questo è sull'inferire una conclusione, e di nuovo preso dal test dei vostri studenti. Qua forse il testo anche è più o meno identico. Ve lo controllate un attimo? È l'esercizio numero 4 dei vostri studenti. L'esercizio è andato nel secolo scorso. Sì, ecco, qua ho veramente solo semplificato il linguaggio, quindi se dovete potete anche seguire direttamente sul testo dei vostri studenti. Perché se dicevo la cosiddetta generazione dei baby boomer, se non voleva dire. Comunque, la cosiddetta generazione di baby boomers, le persone nate fra la fine degli anni 40 e inizio degli anni 50, ha buona probabilità di raggiungere un'età avanzata. Hanno tratto beneficio da bambini da una dieta austera ma salutare, ciò ha influenzato i loro gusti adulti. Inoltre, un buon numero di loro ha perso abitudini dannose come il fumo. Perso. Al contrario, la generazione di quanti hanno adesso dai 20 ai 30 anni, questo è quello che dico io sui universitari, quindi non è quando hanno adesso dai 20 ai 30 anni rischia gravi problemi di salute che diminuirebbero le aspettative di vita. Questa è la generazione del fast food, la cui dieta infantile conteneva molti grassi e zuccheri, di cui continuano a sentire bisogno. Mostrano anche tendenze preoccupanti a ubriacarsi e a svolgere altre attività dannose per la salute. Qua grassi e risate dell'università. Quale delle frasi seguenti è la conclusione che si può trarre dal passo precedente? Tocca ai rossi.